trattative perché l'Italia potesse rientrare in un canale europeo protetto, c'erano e come. C'era simpatia in senso politico per l'Italia perché comunque è considerata strategica per la sua posizione. Qualcosa spinse Mussolini nelle braccia sbagliate, ma diciamo che il fascismo aveva una possibilità, non era condannato alla disfatta. La morsa di Hitler sicuramente si fece sentire, ma scattarono anche alcune trappole. Questo è stato il fascismo. Dopo la Resistenza e dopo i bagni di sangue, ne nacque un'Italia zoppa, cioè un'Italia che non si è pacificata mai. Ha continuato a fare politica come se fosse un'eterna resa dei conti. Vorrei restituire al fascismo le sue colpe, ma togliere tante leggende che sono state costruite successivamente per accreditare uno Stato che nel definirsi antifascista si mette un gallone che ha fatto velo a tante iniquità.